Caffeine. Caffeine. More music for everybody. Patrick Coley, Silverstar, Menergy nella Purple Disco Machine qui su Radio Splash, qui su Caffeine, seconda ora di Caffeine, seconda ora che vede protagonista Niki. Buonasera Niki. Buonasera, buonasera a tutti. Ma soprattutto vede protagonista, come vi dicevo nella prima parte, una cantante, un'attrazione della nostra città, Lorena e la sua band Yavana. Buonasera Lorena. Buonasera, buonasera a tutti. Ben ritrovata, ben ritrovato anche a Peppe Puglisi. Buonasera, buonasera a tutti. Un componente del gruppo Havana, un gruppo che fa delle performance qui nella nostra città. Allora, io intanto tengo a ringraziare Peppe per avermi dato questa opportunità di inserirmi nel gruppo Havana, perché mi sta permettendo di fare ciò che amo, ovvero cantare. E mi sono appassionata sempre di musica fin da quando ero bambina, e oggi in particolare tengo anche a ringraziare te Vincenzo, che sei un grande amico di famiglia, e anche a mio zio Fortunato, che sta di là, che è componente di questa grandissima radio. E un ringraziamento speciale va a mio nonno, che purtroppo non c'è più e che sta proprio a 2 metri di distanza, e lo sento oggi vicino più che mai, perché ho incominciato a cantare con lui da quando ero bambina. Il mio palco, il suo letto diventava il mio palco, lui era il mio pubblico e la sua graffetta diventava il mio microfono. Quindi oggi, muah! Ciao nonno. Sei una ragazza meravigliosa, Lorena. Avremo modo di parlare di tanto altro tra poco, ma adesso ascoltiamo un disco anni 80. Patrick Coley, Menergy, traccia del 1981. Niki, abbiamo fatto un from disco to disco in maniera preventiva questa sera. Hai sentito? Beh, ho sentito, ma mi hai rubato il posto, insomma. Ma no, perché nella quarta parte di Caffeine ci sarà from disco to disco. Ah, beh, allora. Hashtag. Niki, abbiamo qui la nostra bellissima Lorena, cantante, una delle attrazioni della nostra città, insieme al chitarrista Peppe Puglisi. Cosa possiamo chiedere alla Lorena? Vabbè, intanto sono curioso e siamo curiosi di sapere, per esempio, quali sono gli stili a cui tu ti attingi per le tue performance in giro. Allora, uno dei miei più grandi idoli è Mamarrone. Infatti, in un periodo abbastanza importante, diciamo, ma anche tragico per me, lei in quel periodo era ad Amici. Io mi sono iniziata ad appassionare pure di musica grazie a lei. Mi trovavo proprio in ospedale, c'era questo, ricordo, questo mini televisore, sapete, quelli un po' che si trovano nelle salette, no? Certo. E lei fece il suo primo provino e io da là fu amore a prima vista, e quindi gli amici in quel momento diventavano, cioè gli amici, anche gli amici, ma là te ne ritrovavi proprio pochi come amici, ma Amici in questo caso era il mio momento di svago, la mia ora di passione, e iniziamo a stare meglio. Mi accorgevo che quei momenti erano come pillole, ecco. Avete tutte e due delle cose in comune, tu sì. E Emma. Sì, sì, assolutamente, anche perché io quando sto sul palco non riesco a stare ferma. Quando mi chiedono ti vuoi esibire? Sì, ma non mi date l'asta, perché io devo essere libera, devo essere un leone da palco, ecco. Infatti Peppe, quando mi ha proposto di cantare con lui, ha detto tu hai una cosa importante, tu gestisci il palco, che secondo me per fare questo mestiere è una cosa abbastanza importante. Ottimo, ottimo, una bella cosa, una gran cosa. Lorena, ma ti sei conosciuta personalmente con Emma? Sì, era inevitabile, e ho fatto un grande gesto, penso, pure nei suoi confronti, perché io ho fatto il provino ad Amici, ora siamo in fase di attesa di risultati. E di questo ne parliamo tra poco, ma raccontaci questo tuo incontro con Emma. Ok, allora, il primo sono andata a Roma proprio per, c'era questo firmacopie, sapete, quando firmano i CD, fanno le foto, proprio eventi appositi, e ho preso il treno con mio papà all'epoca, stando manco una notte. Siamo partiti la mattina, siamo tornati la sera per una firma e una foto. Dopo ciò l'ho rivista e mi ha ospitato nel suo camerino, perché insomma tramite conoscenza, un concerto, sono riuscita a entrare e abbiamo parlato, insomma,
insomma io gli ho spiegato la mia, i miei problemi, mi sono aperta, insomma lei mi ha ascoltato, mi ha abbracciato, mi ha detto tu devi fare quello che vuoi, devi seguire ciò che ami, guarda me, io ho sofferto, ho avuto un cancro, mi sono ritrovata sotto i ferri, ma adesso mi sto mangiando un palco, quindi vai dove ti porta il cuore. Che esperienza di vita, Nicky, Ma troppo, cioè no, troppo bella per essere raccontata, e nello stesso momento per chi ascolta è un incentivo a non mollare mai. Assolutamente mai. Ma adesso Firefly, Dave Lee, Love Is Gonna Be On Your Side nella Dave Lee Love Emergency Mix. Joey Negro qui con l'H Dave Lee, Firefly, Dave Lee, ovviamente Love Is Gonna Be On Your Side qui su Caffeine. Siamo qui su Caffeine, io sono Vincenzo Carcione, c'è Nicky, ovviamente come ogni seconda ora di Caffeine. Oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi Lorena e Peppe Puglisi. Una parte del gruppo degli Havana, sono in quattro mi dicono, però qui noi abbiamo solo due dei quattro componenti per motivi di spazio. Peppe, i due componenti sono Santino Visalli alla batteria, poi Vittorio Maimone alla seconda chitarra. Stiamo cercando di fare musica, cerchiamo di uscire un po' dal diverso di quello che c'è già in giro, alla musica sempre quella popolare, però facciamo sempre qualche brano sempre di Emma o di Lorena Bertè, però stiamo cercando di fare anche un po' di inedito. Ma vedo che sei munito di chitarra, ma ci fate sentire qualcosa? Sì, oggi facciamo sentire avanti. Cominciamo con un brano abbastanza importante. Con molta me. Curiosità vi ascoltiamo. Io non descrivo questo brano perché penso che parli da sé e spero che la gente capirà quello che sento. Adesso qui davanti c'è tua figlia che stringe la tua mano e prova a rompere il silenzio, silenzio che è passato come l'acqua sotto i ponti per tutti questi anni, quanti anni, perché non me li racconti? Adesso che non c'è più niente da capire, ti guardo dentro gli occhi e gli occhi non sanno mentire, com'erano i capelli di mia madre da ragazza, com'erano quei baci sotto il sole di un bel cielo in una piazza. Quante volte ad aspettarti e tu dove eri? Quante notti svegli e tu non c'eri? Avrei dovuto stringerti più forte senza mai lasciarti andare. Avrei voluto un bacio a mezzanotte il giorno prima di Natale, farti capire bisogno di mio padre. E mi chiedo se ci pensi a volte i primi passi che muovevo da bambina dentro i tuoi vent'anni. Quanto tempo che è passato, te ne rendi conto che tua figlia adesso è grande e gira per il mondo. Quante volte ad aspettarti in quella casa vuota, ma sapevo immaginare solo la tua schiena che si allontanava senza dire niente, niente. Avrei dovuto stringerti più forte senza mai lasciarti andare. Avrei voluto un bacio a mezzanotte il giorno prima di Natale, farti capire che ho bisogno di mio padre. Nicky, mi sembra di capire che lo stampo è proprio quello di Emma Marrone. Non ti sembra di capire, è proprio quello, è proprio quello. E arriva alle orecchie, ma soprattutto alla mente. Assolutamente, con un tema direi abbastanza complesso, ma di efficace risultato. Molto efficace risultato. Complimenti Lorena, complimenti a Peppe Puglisi, che ad onor del vero io tenevo a dire una cosa. Lo conosco da una vita, dai primi albori con i suoi Manubbia. Quindi infatti, un personaggio che sicuramente si è fatto sentire e si fa ricordare della nostra città. Grazie Vincenzo, sei stato sempre un grande da noi. E il sol motivo di trovarlo la sera in giro per i locali con i suoi Havana è per me motivo di grande orgoglio nell'ascoltarlo. E direi anche grazie. Di entusiasmo. Assolutamente, assolutamente. Grazie. Adesso sentiamo cosa ha da proporci DJ Greg.
Saucho Sun Goodies, track Morphine, traccia protagonista dello spazio Morphine presentato da DJ Greg, che come sempre saluto. Seconda ora di Caffeine, Vincenzo Carcione, Niki e Lorena e Peppe Puglisi, membri del gruppo Havana. Mi dicevi, Lorena, che hai anche fatto parte del casting di Amici. Sì, allora, come mi dicevo, ho rinunciato alla prima chiamata che mi fecero. Mia mamma, mi ricordo che mi disse, c'erano le pubblicità dei casting, era appena finita la finale e già erano ripartiti, insomma, con i casting. Non lo so, qualche cosa mi ha spinto a mandare il modulo. Così, quando le cose, insomma, si fanno a gioco, no? Allora a maggio, ricordo proprio in particolare il giorno 26, perché feci l'esame della patente e mi era andato tutto bene, insomma, giornata abbastanza felice. Torno a casa, mi chiamano, Roma, rispondo e parlo con Lorena, la redazione di Amici. Io penso un minuto di silenzio, non sapevo se ero morta o viva. Sei rabbrividita? Sì, svenuta, il gelo proprio su tutto il corpo. E io gli ho detto sì, mi dica tutto. Abbiamo ricevuto il suo modulo, abbiamo visto il video, alla redazione è piaciuta, insomma, giorno 7 c'è il casting, è disponibile, perché nel modulo abbiamo letto che è della che Sicilia. Notizia, che notizia, Niki, eh? Ma quando proprio meno te l'aspetti ti arrivano queste belle cose. Comunque poi l'esperienza non finì così, perché come dicevamo prima, io essendo molto amante di Emma, in quei giorni proprio dopo questa tragedia di coronavirus, Emma stava riaprendo proprio i concerti in tutta l'Italia, è stata proprio la prima, e io ho preso i biglietti per Verona da tanto tempo. Allora ho detto no, di no al casting, roba da pazzi, perché sono opportunità che capitano una sola volta nella vita. E allora ho detto, in quei giorni mi dispiace ma non ci sono, sono al concerto di Emma Marrone, se mi vorrete richiamare più avanti, al prossimo va bene. Poi sai, non sono contatti a cui tu rilasci il numero, se loro ti ribeccano bene, se rivogliono va bene, ma non è che è come quando chiami il migliore amico e ci vediamo, non funziona così. Allora poi fine giugno o primi di luglio, ora non ricordo con esattezza, ma mi pare che era giugno, fine giugno, e mi arrivò un'altra chiamata, mi chiesero se ero disponibile giorno tot. E allora io dissi sì e sono partita per Roma e feci il provino e mi ritrovai in un mondo immenso. È stato, possiamo dire, il giorno più bello della mia vita. Poi insomma sono entrata nella sala, ci fu il mio turno, ero nella sala 01, me lo ricordo, e c'era uno dei nostri più grandi talenti, penso, qui in Sicilia, che era Alberto Urso. Oh, però. E sono entrata là dentro, c'era dall'altra parte anche Giordana, che facevano i casting in altre sale. Io sono arrivata là dentro, quando lui vide che ero siciliano mi fa siciliano come mi e allora io ho detto che uscivamo, insomma, dalla stessa scuola di canto, perché lui esce, insomma, dalla mia professoressa, e abbiamo fatto il casting, è andato tutto bene, io sono stata me stessa al 100%. Penso proprio che per avere una seconda chiamata il destino, sono stata un po' sempre amante del destino, sempre creduto un po' al destino. E magari chissà che dopo questo appuntamento qualcuno non pensi proprio di chiamarti. Ma desideriamo riascoltarti, Lorena. Ci fai sentire qualcos'altro? Con piacere. No, avendo detto che sono molto amante di Emma, era inevitabile non portare un suo brano. Ah, benissimo. Quindi una cover adesso. Una cover e partiamo con L'amore non mi basta. Se ci fossero istruzioni per spiegare il meccanismo che mi ha spinto a presentarmi a casa tua con questo viso, con la scusa un po' banale di riprendermi i vestiti, libri, un po' della mia vita, quella vita che mi hai tolto, quella di cui non mi pento, essendo loro una corrente, io tempesta e paravento, paravento, con talento molto lento voltati. Guarda in faccia chi ti lascia, scordarmi. Ora è troppo tempo, io mi chiedo come stiamo. Eravamo il nostro terno, il nostro pane quotidiano. Ma farò la cosa giusta, perché sono disonesta. Ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta. L'amore non mi basta.
veniamo, punto e basta. Emma Marrone nel nostro studio. Ah no, era Lorena. Niki, c'è Lorena qui con noi, non è Emma? Mi sono confuso allora. Eh sì, capito. Avevi già fatto degli striscioni, no, brava Emma. No, ero pronto con gli autografi per farmi fare un autografo. Ok. Signori, questa è Radio Splash. Qui siamo questa sera con Peppe Puglisi, membro del gruppo Havana, e soprattutto Lorena, la performer, la cantante del gruppo Havana. Questa era una cover di Emma Marrone rappresentata dalla nostra Lorena. Ho scelto questo brano perché uno con cui Emma incominciò la sua esperienza. Quindi ti affidi a questo brano come buona fortuna. Come buona fortuna, che d'altronde fortuna è pure il suo ultimo album, quindi... Ma io non lo sapevo, eh? Ogni noi cosa qua facciamo soul, funk, disco. Non sapevamo niente, ora che sappiamo che fortuna è l'ultimo disco di Emma. Caffeine si ferma, torna tra poco con questa traccia. La Soul Fuel di Teresa Griffin, Loving You, nella Terry Hunter Main Mix qui su Caffeine. Seconda ora di Caffeine, quarta parte di Caffeine con Niki, con Vincenzo Carcione e questa sera con due ospiti d'eccezione, una cantante della nostra zona, Lorena, che suona con gli Havana, con Peppe Puglisi. Sono due i componenti degli Havana qui presenti, ma in realtà sono quattro, li abbiamo presentati prima. Peppe è uno degli amici che conosco da vecchia data, in quanto a suo tempo fondò i Manubbia, vero Peppe? Sì, è uno dei gruppi rock degli anni 90. Sì. In questi tempi adesso si è ovviamente evoluto in tal senso, suonando con gli Havana, ma facendo anche dei progetti paralleli, quali un progetto da solista, o sbaglio Peppe? Sì, io faccio musica inedita, quindi scrivo i pezzi che scrivo con le Manubbia, continuo a scriverli da soli. Adesso ho scritto un pezzo, è un siciliano, Madre Terra, l'ho dedicata alla nostra terra perché io do importanza alla nostra terra. Molta gente parte, va al nord, torna, prende un po' l'aria del nord e poi disprezza un po' la nostra Sicilia, non so se ti è mai capitato. Assolutamente. Io ho sempre odiato proprio questo, il fatto, perché la nostra terra è una delle belle terre, diciamo, che abbiamo merita mondo. Tanto. Sì, infatti. E io ho scritto questo pezzo perché per rivalutare proprio la nostra terra. So che non sei un po' refrattario a suonarlo, ma io ti chiedo, dai, forza. Anche Niki te lo chiede, dai. Vogliamo sentire un refrain. Ti prego. Non ero neanche prego. Preparato, dai. Ma dai che ce la fai. Dai, su tu. Vai, ci proviamo, dai. Ok, quattro strimpellate, ma sì, di quelle buone. Soli, terra do mare, gente che viene, gente che va, dentro sta terra ci misi radici e crescere voglio tuoi paesi. Gente maligna, con cuore in pesa, tiro i pesi, diamoci una mano. Snobbo una gente e mori fame, se fanno peggio da sto paese. Tanta fame, tanta sete, madre terra, onde siete? Io che lascio sto paese, mi ritrovo sempre in crisi. Tanta fame e tanta sete, madre terra, onde siete? Io che lascio sto paese, mi ritrovo sempre in crisi. Troppo guerre, troppo sangue, da sta terra non c'è pace. Vento che soffia, tempo che scorre, leva sto fango da sto paese.
madre terra, onde siti, io che lascio, sto paese, mi ritrovo sempre in crisi. Ma bravissimo! Grazie. Bravissimo veramente. Niki, ci sento. Non ero preparato, diciamo che. Niki, ci sento. Sai benissimo che uno tra i gruppi che hanno influenzato la mia adolescenza, Peppe, sono i Litfiba. Sì, infatti. Ci sento influenze dei Litfiba, poi dei Tinturia. Bravo, io anche un po' di Luciano Ligabue. E poi, confermo, sì. Lorena, sì. E poi volevo, poi adesso ti lascerò la parola, e poi anche dei Taberna Milensis. In effetti, grande gruppo vorrei, sì. In effetti era proprio quello che volevo dire, cioè qui delle note ti fanno pensare a Taberna Milensis, sì. Io ora mi chiedo però, caro Peppe, come mai tu questo inedito non lo fai sentire in giro, perché poi girando per locali si sente, sai, si sentono dei brani. Niki, parliamoci chiaro, si sentono sempre le stesse cose. Infatti, io sento sempre a mano, sì. e la canzone dei Concerto Mocarta. Infatti, sai, il problema è che non si dà più spazio alle nuove proposte, anche perché vedo, è giusto che dice Vincenzo, io il mio pezzo, quando faccio i concerti, quando suono con Lorenzo o con l'altro gruppo che ho, la mia canzone la metto sempre, però credimi, la gente non gli interessa niente, perché la cultura purtroppo qui si è persa. Qui gli interessa, come dice Vincenzo, a mano, Mocarta, oppure sempre lo solito brano, oppure il solito gruppetto che diciamo va sempre in quel locale, e non danno spazio ad altri gruppi. È il solito cliché, allora. Esatto. Ok? Però io, da uno che apprezza la musica, perché a me piace molto, specialmente questo tipo di musica, che è l'identità di una città, l'identità di un paese, l'identità di un'isola, questa, io, secondo me, tu la dovresti non propinare, ecco, so, tra virgolette, ma la devi fare. Io ho 20 anni che scrivo, ti dico, questo è l'unico pezzo siciliano, però dopo, alla fine, sono arrivato a un punto che ho messo i miei pezzi nel cassetto perché ho perso le speranze. Questo è stato, per questo non perché io continuo a scrivere, però adesso grazie a voi mi state dando questa opportunità oggi, no. Grazie anche a Lorena che sono qui. Grazie a te. Guarda, sicuramente io credo che chi è un buon intenditore di musica e ha sentito dai nostri studi questo brano, molto probabilmente ti chiamerà, credo io. Ma infatti, Niki, io vorrei sottolineare in questo frangente l'eccellenza di Lorena, perché quella ormai è assodata, sì, ma la bellezza di questo brano, perché quando ti piace a primo ascolto, oltre che orecchiabile, è veramente fatto molto bene. Complimenti, bene. Peppe. Complimenti, grazie, grazie di cuore, veramente, grazie. Adesso, From Disco to Disco. Gesto Funk, traccia del 1995, Say It Again, che è ovviamente l'originale di Gesto Funk, Say It Again, traccia del 2021, appena uscita nello stile Mickey Moore NDT Remix. Qui su Caffeine con Vincenzo Carcione, con Niki e Lorena, cantante, un'attrazione della nostra città, con il gruppo Havana insieme a Peppe Puglisi, che sono qui presenti oggi con noi. Lorena, ci fai sentire l'ultima cosa, giusto per dare un'ulteriore conferma della tua performance? Vi faccio sentire un ultimo pezzo, che salutiamo così anche Emma, perché soprano. È un amore per la vita, questo, con Emma. È un amore per la vita, sì, assolutamente. Ma quando facciamo le serate, ovviamente non è che facciamo solo lei, ora, perché devo esprimermi al meglio e Emma è quella che mi porta fortuna. Sai cosa sto immaginando? Che un domani mi ritrovo dei concerti, no? Con Emma e Lorena. Un duo. Ma magari. E adesso canterò un pezzo che è molto molto conosciuto, perché è stato il primissimo inedito di Emma. Partiamo con Amami. La notte porta via il dolore, accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina. Aspetta qui e lasciami fare, spegni ad una anche le stelle, al buio sottovoce, se
si dicono le cose più profonde di io. Mi sento bella come non mai, come questo sole che ci illumina. E allora amami come la terra, la pioggia, l'estate. Amami come se fossi la luce di un faro del mare. Amami senza un domani, senza farsi del male. Ma adesso amami. Dopo di noi c'è solo il vento e porta via l'amore. Ciao. A parte che amami, Niki, è una parola grossa. Di questi tempi, poi. Direi. Poi, una performance grossa è quella di Lorena. Se hai notato, io lo sto vedendo attraverso i vetri, Lorena è a mezzo metro dal, neanche anche di più. Quasi, sì, per esigenze di spazio, ovviamente si sta adeguando al nostro studio, ambiente. Al nostro studio, al nostro ambiente. Però, e comunque, nonostante ciò, ho capito cosa vuoi dire. Una potenza di voce. Assolutamente, assolutamente. Ad onor del vero, anche Peppe, perché si ritrova con la sua chitarra in un 50 centimetri e devo dire si è adeguato. Stiamo facendo il nostro meglio qua. In maniera perfetta. Ma le note si sono sentite bene, la chitarra funziona alla grande. Sì, sì, perché tra l'altro devo dire, da cultore musicale, un amante appassionato che è anche molto pulito, Peppe, nel suonare la chitarra. Non solo. Grazie. Non solo, c'è un'altra cosa, vedi un pochettino se sei d'accordo con me. Lui suona, è la chitarra che fa volare, fanno volare le note, i microfoni non c'entrano. Assolutamente sì. Questa, assolutamente bella, sì, bellissimo. E la nostra Lorena che colora d'immenso, anche per lei la stessa cosa, i microfoni non c'entrano. Concordo, concordo. Complimenti ancora Lorena e Peppe. Grazie. Yavana. Grazie. Nei migliori locali della nostra città. Veramente bravi. Grazie. Disco spettacolo all'interno di Caffeine chiude purtroppo l'appuntamento con Caffeine. Io ringrazio la Jo, protagonista nello spazio Caffeine Stories, Eugenio nello spazio Past, Present, Future, DJ Greg per la track Morphine, ovviamente Niki, ancora grazie perché sei un cervello all'interno della nostra seconda ora di Caffeine. Guarda che fra poco vado in fuga, Ma soprattutto ringrazio la Lorena, una cantante della nostra città, membro del gruppo Havana insieme a Peppe Puglisi. Ragazzi, io mi auguro, anzi già lo metto in agenda, sarete invitati in questa nuova stagione che arriverà. Grazie. Grazie. Aspetta. Grazie. Però quale stagione? Quella invernale. Ovviamente. Quella invernale. Ovviamente. Con spazi un po' più dilatati. Stiamo lavorando per questo, abbiamo delle cose in cantiere con Niki. Lorena, vuoi salutare qualcuno? Sì, voglio salutare, ringraziare nuovamente te, Vincenzo, grazie Peppe, grazie per essere qui. Grazie a te. E grazie Niki, anche a te. Ma di che cosa? Grazie a mio zio che è di là, e mio zio Fortunato, proprietario, ripeto, di questa grandissima immensa radio. Grazie a mia mamma, grazie a tutti, ma in particolar modo anche grazie al fratello di Giuseppe, ovvero Ciccio Puglisi. Lo conosciamo. Perché grazie a lui ho molta più personalità e grazie a lui ho imparato a suonare anche la chitarra. Sto imparando, insomma, grazie alle sue bellissime lezioni. Ma mi ha appoggiato anche molto sul canto in un momento per me complicato, delicato, di smarrimento. E abbiamo fatto sempre un po' le 10 di sera, lui mi fa cantare, mi ha fatto suonare, insomma, fino a facendo tardi, sempre per farmi felice. Un grazie immenso va anche a lui. Mi permetto di dire che quando ci sono dei grossi problemi, la musica è il tocca sana, che è una terapia vincente. La terapia, bravo, la terapia vincente, che poi ti fa rilevare i problemi piccoli così. Caffeine, Niki, quando torna? Allora, vediamo un po' se me lo ricordo, perché sai, per ora
in estate con gli orari che faccio. Dunque, ma per noi l'estate non è una vacanza, è un lavoro. Un grande lavoro. Però si dice che quando fai musica e fai quello che ami, non si lavora neanche un giorno. Ah, beh, quello sì, ma siccome oltre la radio io ho altre cose, capito? Per cui, insomma, è un lavoro, te lo posso assicurare. Dunque, martedì, giovedì e sabato alle ore 22 fino a mezzanotte, se volete sentire il nostro programma. Per chi invece non riesce la sera a stare sveglio, c'è l'appuntamento del venerdì dalle ore 15 alle ore 17. The Sunburst Band, adesso Little Love nella Dave Lee Jazz Funk Renaissance Mix. Vincenzo Carcione, Niki, Lorena e Peppe Puglisi vi augurano buon weekend. Ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Ciao, 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 ciao a tutti. I tuoi eventi con Vincenzo Carcione. Contatta Vincenzo Carcione 333 74 78 990.